Dai, dai, che sono arrivato! Ragazzi, dove siete? Oddio, perché c'è il computer aperto? Oh mamma, oh no! Adesso andiamo a svegliare Giada, che voglio proporle una cosa pazzesca. Andiamo, andiamo. Oddio, speriamo che non sia svegliato nessuno. Giada, ascoltami. Sono le 3 di notte, ascoltami. Mi è venuta un'idea pazza. Cosa? Andiamo di là, in camera di mamma e papà, rubiamo il portafoglio con la carta di credito a papà e partiamo per il mare. Usiamo i suoi soldi per pagarci il biglietto dell'aereo. Sì, stai piano, sono le 3, non li dobbiamo svegliare. Andiamo pian piano a prendere il portafoglio sul comodino. Io direi di prendere anche un po' di banconote, già che ci siamo. Sì, dai, prendile tutte. Allora, prendiamo la carta di credito. 1000 euro. Prendiamo le 300 che dovrebbero bastarci. 300. Abbiamo preso 300 euro e la carta di credito. Andiamo. Ricky, io mi devo vestire. Sì, veloce, veloce che dobbiamo partire. Ma l'avrei fatto la mia dita. Perché anch'io la vado a prendere e tu intanto vestiti. Anch'io. Paracadute sulle spalle e let's go. Pazzito. È pazzo. Andiamo, bicetti. Hai fatto? Ok, sì. I biglietti li abbiamo fatti. Andiamo. Ho chiamato anche un taxi, così adesso andiamo in macchina. Certo, perché lui non è che guida, ha solo 17 anni. Guido, so guidare comunque, però non voglio rubargli la macchina. Dai. Veloce, per che si svegliano. Spegniamo tutto qua. E il cancellino, cavolo, è chiuso. Facciamo così. È aperto. La via aperta, dimmelo, no? Via, muoviti. Quando arriva il taxi? Ecco, il taxi è là perché gli ho detto di fermarsi in fondo alla via, così, andiamo, così la mamma non lo sente. Ragazzi, ok, è mattina. Ma i ragazzi non si sono ancora svegliati. Cioè, che li vado a svegliare io? Sono alle 10 saranno. Vabbè, dai, e andiamo a vedere i ragazzi. Ricky? Dove sei? Ricky, dove siete? Giada? Ma dove sono finiti? Il pigiama di Giada? Andiamo giù a vedere. Allora, oddio, scendiamo. Giada! Ricky, dove siete? Dove sono? In cucina? Non li vedo. Siete in bagno? Ragazzi, dove siete? Oddio, perché c'è il computer aperto? Cos'è successo qua al computer? Oh mamma. Oh no! Oh no! Ma stanno scherzando! Hanno usato la tua carta di credito! Ragazzi, guardate! Questa è l'isola di Gran Canaria! I ragazzi hanno comprato dei biglietti aerei per volare a Gran Canaria! Dario! Ok, ho preso tutto! Mamma mia! Io sto acquistando i biglietti, ma mi hanno rubato la carta di credito e anche dei soldi! Ho visto! Adesso prendi sti biglietti che andiamo! Amicetti, allora,
La situazione è questa. Quei due sono scappati di casa. Hanno rubato i soldi, la carta di credito e tutto per andare a prendere un volo aereo. Chiamiamo la compagnia aerea. Aspetta, dove è il telefono? Chiamo la compagnia aerea. Magari sono ancora lì. Che idiota, non ci ho pensato prima. Dai, Ryan. Ok, l'ho trovata. Mamma mia, speriamo, ragazzi. Sì, pronto. Sì, salve. Senta, io volevo un'informazione. Il volo per Gran Canaria delle... Che orario era? Sono partiti alle... 9.50. Alle 9.50 di questa mattina, è già... È partito, ok. Ma senta, due minorenni sono saliti a bordo e non so neanche come hanno fatto a salire e vorrei capirlo da voi perché far partire due minorenni, questo è tutto... Sì, no, allora si chiamano Giada Marino e Riccardo Marino. Per favore mi dica che sono rimasti a terra. Ecco, no, sono partiti, perfetto. Sono partiti, bene. No, mi risentirete. Certo, fate partire i minorenni così. Non mi interessa che avevano la delega, non si chiamano i genitori? Vabbè, non importa, vabbè. Niente, ok. La delega, si sono fatti pure la delega! Ma non lo so. Dai, ho preso i biglietti, dai. Andiamo, muoviti! Dai, io chiudo la valigia! Madonna, che agitazione, dai Dario! Muoviamoci, andiamo in sto aeroporto. Stiamo andando velocissimi, stiamo arrivando, dai che ce la facciamo. Ma dove saranno finiti? Dai, che siamo arrivati. Dai Giada, adesso qua dobbiamo fare i controlli e poi saliamo sull'aereo. Guarda, c'è il nostro volo scritto per quella su quello schermo. Eccolo. Là, sì. Dai, andiamo subito a scegliere da mangiare che dobbiamo fare in fretta, che parte l'aereo poi. Tanto siamo pieni di soldi perché li abbiamo rubati a papà, pure abbiamo la carta. Vero, abbiamo un sacco di soldi, possiamo mangiarci tutto quello che vogliamo. Amici, a te sarà una vacanza da sogno, come sarà il nostro hotel? Ma secondo me è bellissimo perché io ne ho prenotato una 5 stelle, 5. Giada, muoviti che ci stanno chiamando. Oh, dobbiamo andare. Sta partendo l'aereo. Dai, che fra poco saremo sull'aereo. Dai, dammelo. Mio. Guardate, il piccolo preferito fra questi aerei. Questo. A me piace quello là. Io voglio quello là, fucsia blu. Voi quale preferite? Le femmine mi sa che preferiranno quello. Siamo dentro, ragazzi, finalmente! Sì. Oh, finalmente! Ci siamo seduti! Siamo stati un sacco in piedi, adesso siamo seduti, belli al fresco, e fra poco partiamo. Madonna, ci ammazzeranno papà e la mamma, abbiamo speso un sacco di soldi! Sì, ma non ci hanno scoperti qui! No, non ci hanno ancora scoperto, fortunatamente il telefono l'ho spento, quindi siamo a posto. Mi sa che stiamo per decollare, già da paura! Io anch'io ho paura! Stiamo partendo, senti l'accelerazione. Oddio! Dario, forza, muoviamoci. Ok amici, siamo sul volo. Parlo a bassa voce in modo che non ci senta nessuno. Siamo io e papà Dario e appena arrivati là cercheremo subito l'hotel di Giada e Riccardo. Questa volta l'hanno combinata grossa, la punizione.
sarà gravissima. Forza, muoviamoci. Muoviti. Dio, chissà dove saranno, ragazzi. Andiamo subito. Li uccido, questa volta li uccidiamo. Andiamo subito a vedere l'albergo. Sì, dai, corriamo. Ragazzi, siamo sul taxi! Sì! Adesso ti porta in hotel. Solo che fa un po' freddino in Spagna, in realtà. Noi siamo già andati a Forteventura, quindi... Allora, qua alle Canarie non fa caldissimo, ma meglio, si sta bene. Ok, ragazzi. Abbiamo preso la macchina. Adesso impostiamo il navigatore per andare all'hotel. A cercarli, intanto guardiamo fuori dal finestrino sperando di trovarli. Questa volta Riccardo mira, guarda, non parlo, questa volta l'ha combinata veramente grossa. Oh, attenta. Oh, ma che bella casa! Infatti, c'è anche la cucina. Accendiamo tutte le luci. Venite ragazzi, guardate. Attenta. Wow. Venite a vedere che bella. In vacanza da soli. Che bello. Sì. Ricky, dai che dobbiamo andare a cena. Cosa, sono un po' stanco. Allora amicetti, siamo arrivati. Adesso andiamo in reception e vediamo se troviamo i ragazzi. Io vado dentro. Aspettami qui, Dario. Ok, Dario, li abbiamo trovati. Dobbiamo andare, dai, andiamo a cercarli subito. Prendi le valigie e andiamo, dai. Andiamo. Eccola. A 10. Oh, finalmente. L'abbiamo trovata, si è aperta! Ok. Giada! Ricky! Ci siete? Dario! Qui non c'è nessuno! Le camere sono vuote, questo è il bagno. Giada, Ricky! No, ok. Cos'è questo? Oddio, che cos'è? È la piantina. Faro! No, Dario! Sono andati a fare il giro dell'isola! Ok, dobbiamo andare. Senti, le valigie le lasciamo qua, che tanto abbiamo pagato la stanza. Anzi, l'hanno pagata la stanza. No, l'hai pagata. Dai, andiamo. Ma niente, chi l'ha pagata? Andiamo a cercare sti ragazzi. Dove diavolo saranno finiti?